il tradimento principale di cui si parla in questo libro è il tradimento dello Stato, che in questi 20 anni ha fatto di tutto per coprire la verità sulle origini sanguinose della Seconda Repubblica, il che mi fa pensare che questa spensieratezza con la quale stiamo dando l'addio alla Seconda Repubblica sia ancora una volta infondata. Noi non sappiamo come andrà a finire questa Seconda Repubblica. Potrebbe andare a finire bene, ma potrebbe anche andare a finire male. Se tanto mi dà tanto, visto che questa Seconda Repubblica si fonda non sulla resistenza come la Prima Repubblica e sulla Costituente, ma si fonda sulle bombe politico-mafiose, c'è anche la possibilità che la Seconda Repubblica finisca con gli stessi fuochi d'artificio con cui era cominciata. Perché non credo che chi sta dietro al blocco di potere che sta declinando in questo periodo si lascerà spodestare molto facilmente senza avere almeno tentato qualche colpo di coda o magari qualche colpo di testa per agganciare quelli che verranno dopo. Dicevo del tradimento dello Stato, che è una costante di tutte le indagini di Ingroia e quindi di tutti i racconti delle storie di mafia e antimafia che sono il corpus di questo libro. Quando Ingroia racconta l'interrogatorio al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, non sta raccontando l'interrogatorio di un cittadino qualunque che può naturalmente legittimamente avvalersi della facoltà di non rispondere perché, essendo indagato in un procedimento connesso per quanto archiviato, potrebbe sfuggirgli qualcosa che magari gli si ritorcerebbe contro. Sta parlando appunto dell'interrogatorio al Presidente del Consiglio in carica, che oltre a essere stato indagato in un procedimento connesso è anche appunto il capo del governo, e cioè sarebbe proprio tenuto non soltanto a ricoprire quella carica con disciplina e onore, come raccomanda credo l'articolo 54 della Costituzione, e questo fa abbastanza ridere se uno ci pensa, ma sarebbe tenuto anche a fare di tutto per assicurare che lo Stato contribuisca alla verità mentre i magistrati la stanno cercando. Ci sono i giudici del Tribunale di Palermo e i pubblici ministeri della Procura che vanno a interrogarlo per sapere chi gli ha dato i soldi negli anni 70 e 80 con i quali ha costruito una città satellite, Milano 2, ha messo in piedi un po' di televisioni pagando cash. E lui, consultandosi con l'onorevole avvocato Ghedini, risponde: mi avvalgo della facoltà di non rispondere. E quando gli chiedono di spiegare almeno per quale motivo, in base a quali referenze, avesse ospitato per 2 anni come suo dipendente nella sua villa un mafioso della famiglia di Porta Nuova, travestito da stalliere o da fattore, ancora una volta si avvale della facoltà di non rispondere. Credo che non ci sia niente di più evidente, di più emblematico di questa scena: il Presidente del Consiglio in carica che si avvale della facoltà di non rispondere sulle origini delle proprie fortune, per simboleggiare il tradimento.